pomeriggio, buonasera, io sono Serena di Ciaccazione, bentornati tutti quanti sul nostro canale e oggi abbiamo un ospite per me veramente speciale. Allora, lei è Valeria Di Menno, una ragazza attrice di Pescara. Vogliamo dire, prima di tutto, Valeria, benvenuta e grazie per aver accettato di rispondere a qualche nostra domanda. A voi. E prima di partire con le domande, una piccola curiosità tra me e Valeria: ci siamo conosciute un paio di settimane fa alla prima del nuovo film di Francesco Favino, dove lui era presente, quindi bello, l'abbiamo avuta davanti per fare le foto, l'abbiamo è stato molto simpatico, è vero Valeria? Sì, poi è stato un incontro proprio a tema cinema, quindi meglio di così non ci potevamo incontrare. È vero, assolutamente. Allora, partiamo però con le nostre domande, la nostra intervista, perché come ben sai a noi di Ciaccazione, noi siamo fanatici di film, telefilm, ma ci piace soprattutto intervistare magari qualche attore, qualche doppiatore come abbiamo fatto in passato, per saperne un po' di più sul cinema, sul teatro, ma dal dentro, non solo da quello che vediamo noi. Quindi, prima di tutto, la prima domanda, quella più semplice, parlaci un po' di te. Quanti anni hai, di dove sei, e cosa ti ha fatto amare il teatro, o anche il cinema, insomma. Ma domandona, in realtà. C'è tanto da dire. Io ho 22 anni, sono di Pescara, e io amo questo mondo da sempre. Cioè, io non ricordo l'istante in cui ho iniziato ad amarlo, perché io da che ho memoria l'ho sempre amato. Sarà anche colpa della mia famiglia, non so, che mi ha un po' impegnato. Colpa tra virgolette, insomma. Esatto, una bella colpa. Una bella colpa. I giorni stavo al cinema, ma da quando sono piccola così. Io passavo tutte le giornate chiusa in cinema, andavo sempre a teatro, anche l'estate, anche se un film l'avevo già visto, andavo tipo altre 100 volte. E amavo organizzare spettacoli. Facevo i miei one woman show sul pianerottolo di casa, unico pubblico, la mia famiglia, due persone, i peluche, ma l'ho sempre amato, sempre. Io mi ricordo già all'asilo facevo queste cose, primo spettacolo, tra virgolette, in prima elementare, da lì ho detto ok, devo fare questo. Quindi già da piccola hai deciso, farò l'attrice, punto, non c'è stato niente, nessun altro lavoro. Che no. Sai, i bambini quando gli si chiede che vuoi fare da grande, un giorno ti dicono l'attrice, l'altro l'astronauta, l'altro il presidente degli Stati Uniti, no? Invece tu sei stata ferma su questo, tu volevi fare l'attrice, basta. Poi ho conosciuto i tuoi genitori alla prima del film di Favino, sono anche molto simpatici e si vede che anche loro sono veramente amanti del cinema, quindi hanno trasmesso proprio questo amore forte, lo devo anche a loro, devo dire. A quanti anni sei andata la prima volta a vedere un film al cinema? Probabilmente, cioè io non lo ricordo perché veramente dovevo avere forse 2 anni, mi portavano al cinema. No, perché sai, molti genitori evitano di portare i figli al cinema quando sono troppo piccoli perché hanno paura, o si muovono, oppure non fanno casino, piangono. Mi metto davanti a un film... Ero la bambina più tranquilla e felice del mondo, anche a casa, io avevo una poltrona mia, me la mettevo davanti alla TV con una coperta, io passavo la giornata così, ma tranquilla proprio, basta che stavo davanti a un film, tranquillissima. Eri contenta. Allora, sono curiosa di sapere a che età, se si ricordano i tuoi, ti hanno portato al cinema la prima volta, poi ce lo farei sapere. Va bene. Questa è una curiosità che non... Adesso mi è partita, capito, in mente e ho detto no, lo voglio sapere. Perché io ricordo la prima volta a cui sono stata al cinema, però non mi avevano portato i miei genitori, ero andata con l'asilo, avevo 3 anni, quindi penso facessi il primo anno di asilo, e vidi Tom e Jerry. Quindi ricordo che siamo entrati là al cinema, poi vabbè, i film della Disney, tutti. Ah, sì, anch'io. Ma io guarderò talmente piccola che non ricordo il primo film che ho visto. Appena mi hanno iniziato a portare al cinema col carrozzino, quindi proprio è sempre stata un'abitudine, per me non c'è stata una prima volta, sono sempre stata al cinema. Sempre. Quando sono arrivata su questa terra sono sempre andata al cinema. Sei nata attrice, punto. Esatto.
appunto per questo fatto che proprio sei nata attrice, io a volte, diciamo, non tutti sono portati ovviamente a fare l'attore o l'attrice, perché non deve essere facile, prima di tutto, stare davanti a un palco o davanti a una cinepresa, diciamo, per nelle parti di un altro personaggio. Per esempio, io non so se ci sarei portata a stare davanti a un pubblico a teatro e fare uno spettacolo, però tu sei una di quelle persone che proprio ti piace, da quello che ho capito l'hai sempre voluto fare. Com'è, io volevo sapere, com'è la sensazione di, diciamo, dentro di un attore di stare sopra un palco? Cosa provi tu ogni volta che sei sopra un palco? Guarda, ti dirò, io nella vita di tutti i giorni sono una persona, mi ritengo comunque riservata, nel senso, non sono una persona magari che deve fare troppa scena. Sono riservata, non sono né timida né introversa, sono riservata. Quando sto sul palco, veramente si scatena il mio vaso di Pandora interiore. Cioè, mi libera, davvero per me è liberatorio. E ti dirò, mi sento più a mio agio sopra il palco con tutte quelle persone che magari nella vita di tutti i giorni. Cioè, mentre per alcune persone può essere motivo di ansia, di tensione, per me più persone ci sono, più io mi sento carica. Più mi alimenta, più sentendo, mi dà forza, quell'energia. Sentendo qualche intervista, leggendo e sentendo, insomma, di attori anche molto famosi del calibro anche di Nicole Kidman, per esempio. Lei, mi ricordo, qualche anno fa diceva la stessa cosa. Io sono una persona, una vita timida, anche se non si vede. Poi però quando sono sul red carpet o comunque sotto i riflettori ho bisogno proprio del pubblico per sbocciare di nuovo. È come se nella vita normale fosse un fiore ancora non sbocciato, poi vado sul palco davanti alla cinepresa e sboccio. Sì, esatto. Quindi, per esempio, per me è il contrario, nel senso, sono una persona diversa nella vita, però poi se mi metti davanti a un pubblico a parlare, non è che faccio scena muta, ma comunque non è facile. Quindi bella questa cosa del, diciamo, siamo il contrario di quel, penso forse il teatro, comunque il cinema rende noi stessi il contrario di quello che siamo nella vita reale. Sì, spesso sì. Ma per me, ti ripeto, è sempre stato proprio liberatorio. Lì mi sento me stessa, molto più di quando sono Valeria, perché sento che lì veramente tutte le sfumature di Valeria, anche le sfumature di Valeria che non mi piacciono, posso utilizzarle e trasformarle, posso incanalarle e renderle qualcosa di bello, di utile. Quindi per te è facile trasformarti nel personaggio di quel momento, insomma, di quel corto, di quel film, di quel personaggio a teatro? Non ti è difficile? Tendenzialmente no, ovviamente, quando si ha un personaggio che è più vicino alle proprie corde, è più facile. Quando si deve affrontare un personaggio che è distante da te, comunque è più difficile per tutti. Non posso dire che per me sia istantaneo, perché non posso dire questo, però questo mi aiuta molto la mia empatia. Sono molto empatica, quindi io cerco sempre di instaurare un legame col personaggio, cerco di mettermi nei suoi panni, di mettermi nelle sue condizioni e di non giudicarlo, di capire il perché dietro ogni motivazione, dietro ogni parola. In questo modo cerco di instaurare una sorta di legame, un aggancio tra me e quel personaggio, anche se siamo distanti, qualcosa a cui Valeria si può appigliare. E da lì inizia il mio percorso di lavorazione del personaggio. Bello, mi piace tantissimo questa cosa che hai detto. Grazie. Allora, quindi abbiamo capito che sei attrice da quando sei nata, praticamente. Quindi magari l'hai dentro, ci sei portata, però hai fatto qualche studio comunque, qualche studio per arrivare dove sei arrivata, insomma, anche un po' per migliorarsi, per capire come funziona il mondo del cinema o del teatro. Assolutamente sì, innanzitutto voglio partire da questa premessa che adesso, purtroppo, da quello che vedo, passa questo messaggio che chiunque può fare l'attore. Tanto basta saper fare due espressioni. Sappiamo tutti quanti stare davanti a una telecamera grazie ai social, quindi tutti possiamo fare gli attori, no, non c'è nulla di più sbagliato. Bisogna studiare è importantissimo, per qualsiasi mestiere a mio avviso. Sì, sì, esatto. Sia perché comunque è una ricchezza, studiare arricchisce a prescindere. E poi bisogna studiare perché altrimenti si sta facendo
si sta facendo qualcosa a livello superficiale, è un qualcosa a metà, senza lo studio dietro. E davvero non bisogna pensare che chiunque può fare l'attore, perché è una grande responsabilità interpretare un'altra persona, non giudicare quell'altra persona, ma dare giustizia a quel vissuto, a quel sentire, anche se non esiste, anche se è immaginario. Quindi è importante approcciarsi con i giusti strumenti, non in modo superficiale. Quindi per me è importantissimo studiare, si deve studiare. Per me è sempre stato molto importante. Infatti ho sempre studiato da quando sono bambina, appunto perché ho sempre voglio fare l'attrice. Ho sempre studiato, ho studiato teatro qui a livello locale, un po' in tutte le scuole che c'erano, che Sì. perché a me non bastava mai e non mi accontento facilmente. Quindi ok, stavo un po' qui, però non mi basta, voglio sperimentare un po' di più, quindi andavo un'altra scuola. Però voglio vedere cosa c'è lì fuori. Io sono molto curiosa, ho sempre bisogno di Più sperimentare. che altro, io non sono mai andata in una scuola di teatro, però, cioè, non ho mai frequentato scuole di teatro. Però immagino che magari ogni insegnante di teatro abbia un metodo diverso di insegnamento. Quindi tu, essendo una persona curiosa, hai visto anche, magari andando a varie scuole, anche qual è l'insegnamento che andava meglio per te, immagino. Sì, diciamo che qui non c'erano scuole di cinema quando ero bambina io, quindi fondamentalmente teatro, ce n'erano ancora poche, quindi con chi l'ho girato un po' tutte, però non mi bastava mai, non mi bastava mai. Ho detto perché limitarmi solo al teatro quando posso sperimentare a 360 gradi? Quindi facevo il secondo superiore o il terzo e ho chiesto ai miei genitori che io voglio andare a Roma. Così, voglio andare a Roma a studiare cinema. All'inizio è stato un attimo, però i miei mi hanno subito appoggiata, come hanno sempre fatto. Quindi io praticamente durante le superiori tutta la settimana andavo a scuola, quindi studi per le interrogazioni, per le verifiche. Il fine settimana uscivo prima da scuola, mangiavo un panino sul pullman, andavo a Roma, facevo casting, stage, lezione. E tornavo notte tardissimo, quindi ho sacrificato per 3-4 anni tutta la mia vita sociale, praticamente, perché fine settimana io non c'ero. Io partivo e andavo a studiare, quindi io studiavo sia per scuola, e il carico che avevo era un po' pesantino, e studiavo anche recitazione cinema, in questo caso ho studiato recitazione cinematografica. Ogni settimana avevamo più di un copione da studiare. Spesso venivano casting director a vederci. Ho fatto anche degli stage con dei registi italiani come Matteo Rovere, Claudio Giovannesi. Stage intensivi una giornata intera, 2 giornate intere, quindi molto belli e molto intensi. E ho studiato questo per, diciamo, 3 anni e mezzo, perché ci si è messa anche la pandemia. Quindi una fetta di percorso anche online, purtroppo. Si è fatto lo stesso, gli ospiti venivano lo stesso. Ovviamente in Però presenza è più bello. Ho fatto tanti casting, quindi ho avuto anche modo di mettermi in gioco con la cinepresa, capire le differenze, sì. che per me all'inizio era un mondo nuovissimo. Qui non c'era a Pescara. Vero. Quindi io non sapevo come si sta davanti a una telecamera, perché si pensa che è facile, quando si è lì si capisce che in realtà c'è tanto lavoro, No, c'è tanto studio. Quindi ho imparato molto in questo campo. E ho fatto anche a Roma corsi di doppiaggio, comunque tanta dizione, quello sempre. E comunque si affiancavano anche esercizi teatrali, perché per me il teatro è la base. Spesso si dice che chi fa teatro non può fare cinema e viceversa. Per me la recitazione è una e unica. E il teatro è la base, perché il teatro ti dà la tecnica, ti dà lo studio, ti dà lo spessore. Infatti, quanti attori di cinema importantissimi vengono dal teatro? Io credo che la differenza si sente. ma anche molti attori, soprattutto di Hollywood, che sono partiti dal cinema, ma fanno spettacoli a Broadway. Ti Sì. posso dire nomi di quelli che mi piacciono. Uno era Alan Rickman. Lui fece spettacoli a Broadway. Lo Lui ha stesso studiato Broadway, lo teatro stesso Chris Evans, Capitan America. Lui anche ha fatto due o tre spettacoli a Broadway, ma lo stesso Harry Potter, Daniel Radcliffe, io ho visto, a parte uno, tutti gli spettacoli che fece a Broadway. E lui è partito dal cinema, ma comunque a teatro è bravissimo.
Quindi quando dicono quella frase, chi fa teatro deve rimanere a fare teatro, chi cinema deve fare cinema, non penso sia vero, sono d'accordissimo con te. Diciamo che qui in Italia ci sono scuole separate, quindi si differenziano le scuole di cinema e le scuole di teatro. Fuori c'è un'unica scuola. Si va a scuola di recitazione e si studia tutto. Esatto. Perché la recitazione è una, si devono studiare entrambi, a mio avviso, non ci si può fossilizzare solo Esatto. su uno, solo sull'altro. Sono Quindi. fondamentali entrambi, sono due facce della stessa medaglia, sono complementari. Esatto. Sono come una moneta con due facce, insomma. Sì. Quindi, tornando a te, mi hai detto tu, quindi eri piccola, avevi 15-16 anni, andavi a scuola e poi passavi il weekend a Roma per questi stage, per studiare. Non hai mai avuto un momento di sconforto che hai detto basta, non voglio fare più l'attrice, mi dedico altro, non vado più a scuola di recitazione? Perché immagino a quell'età non è facile, soprattutto magari conosci un amico, anche un fidanzatino, una fidanzatina, ma non ci puoi uscire, non hai, diciamo, rapporti in questo senso come per esempio lo posso aver avuto io quando alla tua età, insomma. I momenti di sconforto ne ho avuti tantissimi, ma non per la vita sociale, ok? Quindi per il sacrificio delle amicizie o del fidanzatino, perché comunque sono sempre stata una persona molto solitaria in realtà. Quindi la mia priorità sono i sogni. Quindi per inseguire un sogno non mi importava sacrificare il resto, per me era la priorità. Io dovevo inseguire il sogno per essere felice io. Quindi c'è sempre un prezzo da pagare quando si deve inseguire qualcosa di grande. Quindi se il prezzo da pagare è non poter avere troppi amici, ok, ma io ho un amore talmente grande per la recitazione che devo fare il possibile. Quindi non mi sono mai lamentata. Certo, ovviamente a volte pesava, Vabbè, anche perché l'ho immagino che a dovuto, volte sì. anche oggi, perché comunque tutti quegli anni di adolescenza in cui non ho costruito amicizie, ne risento anche oggi sicuramente. Sì. Però se dovessi tornare indietro lo rifarei, perché so di aver inseguito un sogno e di continuare a farlo. I momenti di sconforto in realtà li ho avuti più per le difficoltà dell'ambiente, forse. Ci vuoi raccontare qualche, insomma, qualcosa di particolare o è più una cosa in generale? Ma in generale, soprattutto all'inizio, io ero nuova di quell'ambiente. C'erano persone che già lo facevano da anni. Io no, perché venendo da Pescara non Lo potevo so. farlo da anni. Quindi era difficile, perché dovevo recuperare in fretta. Ero l'unica che non aveva ancora avuto esperienza su un set o di questo tipo. E quando fai i casting, quando ti metti alla prova, può capitare che magari la tua idea non è come l'idea del casting director. Sì. Può capitare che di essere incompresi, perché capita tante volte, e le prime volte era difficile. Ci resti male, è normale, ci rimani male, Immagino. però ho imparato anche l'atteggiamento, quindi le critiche sono costruttive se arrivano. Prendi e porti a casa. La prossima volta aggiungi quel tassellino in più. Prossima volta fare un po' meglio, o meglio, nel senso, quello che ti dicono tu lo metti in pratica, così poi da riuscire bene in quello che vogliono loro. C'è Esatto. molta competizione? Immagino di sì. Sì, è normale, in questi ambienti c'è competizione, è normale. Fortunatamente era una competizione sana, Ok. quella che ho vissuto a Roma, perché comunque si crea per forza di cose un bel legame con Ok. tutti i Questo è compagni. buono perché poi immagino se la competizione non fosse sana, sarebbe anche momenti, insomma, è più difficile. Sarebbe pesante, sì, perché Sì. poi è brutto tutte quelle tensioni che si devono vivere, è brutto. Immagino. Invece davamo un po' coraggio a vicenda e comunque quando reciti con qualcuno, per forza di cose, si sprigionano emozioni forti da entrambi i lati, quindi si crea una sorta di legame. Non puoi non legarti a qualcuno con cui reciti. Per me è impossibile, io non ci riesco, cioè mi affeziono per forza.
Perché per me le emozioni che metto in gioco sono autentiche. Quindi il legame si instaura. E quando passi tanti anni con le stesse persone a lavorare, chiusi in una stanza, con questo tipo di emozioni molto forti, è normale che poi ci si vuol bene tutti quanti. Quindi almeno questo è molto buono. Si creano dei bei legami, questo sì. Nell'era Covid ti è mancato proprio quel rapporto faccia a faccia, essere tutti in una stanza, tutti insieme? Tanto, tanto, ma poi più che altro sì, si può recitare davanti alla webcam, Sì. però manca il contatto. Recitazione è anche corpo, Sì, è molto. anche contatto, è molto, non è soltanto voce, non è soltanto espressione, c'è tantissimo. Quindi quello manca, quello mi è mancato molto. Per fortuna ne siamo usciti, quindi insomma, immagino aver iniziato come prima, se stai continuando. Quindi Sì, sì. adesso diciamo mi sto dedicando di più al teatro. Ok. Infatti la mia prossima domanda era proprio, preferisci teatro o cinema? Non Non posso scegliere. puoi scegliere. È impossibile scegliere perché fanno parte tutti e due di me allo stesso modo. Non potrei scegliere, sono complementari. Sempre Esprimono comunque diverse. recitazione, sempre comunque stare davanti a un pubblico, una cinepresa, al pubblico da casa, insomma. Sì, diciamo che il teatro è più liberatorio Sì. e c'è quel calore del pubblico, quello è bellissimo. Chi fa questo lavoro, che sia un cantante, che sia un attore, che sia un ballerino, ha bisogno di quel calore. È molto importante. Il cinema invece, il cinema è magico. E il cinema è intimo. Quando sei davanti alla cinepresa, siete tu e lei e è molto vicina. Quindi si crea davvero un legame intimo e sprigioni sensazioni diverse rispetto al teatro. È normale che sia così, ma c'è proprio una magia. Il set è magico. Tutto ciò che riguarda il cinema per me è magia, davvero magia. Non lo so descrivere. Quindi proprio ami tutto per quanto riguarda la recitazione, sei completa a 365, a 360 gradi, scusami. E spero di esserlo sempre di più con l'avanzare del tempo. Beh, sei ancora giovane comunque, quindi hai magari, immagino tu sia già brava, però nel tempo, con l'età si matura, quindi sicuramente riuscirai a fare tanto meglio. Bisogna sempre migliorarsi, a mio avviso, sempre. Esatto. Non si smette mai di imparare, di migliorarsi e di lavorare su se stessi. Per me è molto importante lavorare su Mai se stessi. stare sullo stesso punto fermo, perché così non si va da nessuna parte. Tant'è vero che grandissimi attori di Hollywood hanno ancora un acting coach personale, Sì. perché anche i più grandi non devono smettere, si vede la differenza, si vede quando se smetti si spezza qualcosa, invece bisogna sempre studiare, sempre. Allora, una piccola curiosità, perché io già la so perché già me l'hai detta, però l'ho trovata molto interessante, quindi la storia di questa persona, di questa pittrice, giusto? La devono sapere in molti, a È parere vero. mio. Allora, tu poco tempo fa hai finito un corto, insomma, hai recitato in un corto, e scusami se sbaglio il nome, ma tu fai la protagonista di questo corto. Di questo corto ed è la pittrice Sofonisba Anguissola, vero? Sì. Esatto. Allora, raccontaci un po' di lei. Lei è stata la prima pittrice a raggiungere la fama nel Rinascimento in Europa, ma nessuno la conosce, non è presente nei libri di testo, perché? Perché è donna e in quanto donna la storia l'ha dimenticata. Ad oggi conosciamo Artemisia per via del suo passato molto travagliato, ma di Sofonisba non se ne parla. Io credo che sia un'ingiustizia, perché lei, ok, non ha avuto un passato travagliato, non significa che non dobbiamo darle importanza, lei è stata la prima. In una società davvero patriarcale, se oggi crediamo di vivere in una società patriarcale nonostante i grandi progressi, pensiamo all'epoca del Rinascimento. Quanto fosse difficile per una ragazzina, perché lei era piccola, lei aveva la mia età, e lei si è fatta strada fino alla corte di Spagna da sola.
con il suo talento. Addirittura fu lodata dal Vasari, Caravaggio trasse ispirazione dalle opere di Sofonisba. Ecco. Quindi parliamo davvero di un personaggio influente all'epoca. E, quando mi hai detto di aver recitato in questo corto come protagonista e ti ho chiesto ma chi è la protagonista e mi hai detto la sua storia, ti dico che io che comunque ho preso una laurea, diciamo, in arte, comunque nell'ambito dell'arte, e ho studiato storia dell'arte sia in America, quando l'ho presa in America, ma anche sia alle superiori, che ho fatto sempre comunque un liceo d'arte, il suo nome non è apparso in nessun libro. Non ne avevo la minima idea di questa persona, no? Che avessimo comunque una pittrice così famosa e anche brava, ma nessuno la conosce, nessuno. Sì, e purtroppo non è giusto. No. Non è giusto, anche perché fa parte della nostra storia, della nostra cultura. Esatto. Oggi comunque che si stanno facendo così tanti passi in avanti verso il femminismo, non possiamo ignorare una figura del genere. Perché non inserirla nei libri di storia, insomma, di storia dell'arte praticamente? Non c'è lei, non c'è. Quindi immagino quando ti hanno proposto, comunque quando hai fatto il provino per questo corso, ti è subito piaciuto il personaggio, credo che non hai avuto nessuna cosa, oddio, dovrei farlo, nessun ripensamento. Assolutamente no, appena ho scoperto il soggetto del casting e ho letto il primo straccio di sceneggiatura, mi sono detta, ok, impegnati perché questo ruolo deve essere tuo. Mi sono innamorata follemente. E l'hai ottenuto? Sì, l'ho ottenuto, sì. Sì, e non ci potevo credere, perché come primo ruolo per il cinema non potevo desiderare di meglio. Davvero non potevo desiderare di meglio. È proprio come il ruolo che ho sempre sognato. Come è stato girare un corto, quindi proprio la prima volta nel cinema? È stato meraviglioso. Mi sembrava un sogno. Tutto il tempo mi sembrava un sogno. Non realizzavo, in realtà. Stavo in questa bolla magica. Stavi nemmeno lavorando per te, stavi facendo... No, per me proprio, cioè, mi sentivo davvero nel paese delle meraviglie. Non era lavoro. Sarei rimasta lì un altro anno, senza problemi. Sì. Quanto è durato, diciamo, tutta la realizzazione del corto? I giorni di ripresa sono stati due. Ah, ok. Quindi, dalla mattina alla sera. E, però, insomma, già da un mese prima abbiamo iniziato tutti gli incontri. La regista, che è l'autrice del libro, che parla appunto della storia di questa pittrice, ci ha istruiti, ci ha raccontato la storia. I costumi sono realizzati a mano, su misura. Quindi a casa della sarta, prendere le misure, realizzare il costume... È stato tutto molto realizzato nel dettaglio, soprattutto la regista ci ha resi molto partecipi, noi attori, ha chiesto molto il nostro parere, le nostre opinioni, le nostre suggestioni, è stato davvero un lavoro di squadra. E per lei è davvero una missione, sì. Portare in alto il nome di questa pittrice e farla conoscere. Ed è diventata una missione un po' anche mia, perché talmente tanto... È lei adesso, no? Sì. È talmente tanto che ho amato questo personaggio e mi ci sono affezionata tantissimo. Ho creato davvero un rapporto di simbiosi. Vuoi dire al nostro pubblico come si chiama il corto? Si chiama Lady in Ermine. Ok, e un'altra cosa che mi hai detto sul corto, che è stato presentato a un festival a Los Angeles in America. Com'è stato sapere che l'avrebbero visto gli americani, per dirti, proprio la gente di Los Angeles, perché diciamo Hollywood lì è. Come ti sei sentita a sapere che tu sei la protagonista di questo corto che avrebbero visto in anteprima in un festival così importante comunque? Diciamo che ci credevo a stento. Fa ancora parte della bolla magica in cui mi trovavo durante i giorni di set. Ci ho messo un po' a realizzarlo. Sì. Ho messo davvero un po', perché è cioè un sogno che da quando sono bambina, quindi vederlo reale è un'emozione grande, grandissima.
E la premiere l'abbiamo avuta a Los Angeles, quindi è stato proprio proiettato in un cinema di Los Angeles. E non me l'aspettavo, nel senso, una cosa così grande, no? E ha girato tanti festival, soprattutto fuori, quindi a New York, Los Angeles. Los Angeles abbiamo vinto, tra l'altro, come miglior cortometraggio. Quindi non solo la premiere, ma abbiamo anche vinto in Irlanda, a Londra. In Portogallo, a Lisbona, ho preso io la mia prima nomina come miglior attrice. Bravissima, un applauso a Valeria. Sì, e quello per me è stato proprio, cioè quando mi è arrivata l'email con la nomination, ero tipo, sono rimasta davanti a me un'ora, perché quasi non capivo, ho detto, oh mio Dio, davvero, è arrivata la prima nomination, è un'emozione enorme. Tra qualche anno allora ti vedremo a David di Donatello, speriamo, oppure direttamente agli Oscar e Golden Globe, insomma. Io ho sempre avuto questo sketch, nel senso che da quando faccio l'asilo, che di quanto mi vedrete agli Oscar, quindi diciamo che ci credo, è una cosa in cui credo, poi magari magari anche la presentatrice, non è che mi dispiace, insomma, è soltanto presentare una categoria. Sono sicura ti vedremo da qualche parte, poi ricordati di noi. Ovviamente sì, anche perché voi siete i primi, quindi mi ricorderò di voi come i primi di mio nome, questo è poco ma sicuro. Ma da qualche parte io so che arriverò, non ho sempre avuto la certezza, perché sono talmente determinata nel perseguire i miei sogni che da qualche parte mi dovranno portare. Questa, chiamiamola ostinazione, tenacia, resilienza, ambizione, come vogliamo chiamarla, ma credo che mi porterà da qualche parte, perché non mi sono mai arresa, e soprattutto ogni momento di sconforto, ogni ostacolo l'ho sempre superato da sola, e tutti gli obiettivi che volevo raggiungere li ho raggiunti da sola. Ci è voluto di più, è stato più faticoso, perché da soli è più complicato, però li ho raggiunti da sola, e quindi so che posso continuare a farlo. So che ho la forza interiore per continuare a farlo, quindi di questo ho la certezza. So che da qualche parte arriverò, non so dove, e mi piace non sapere dove. Beh, se sapessimo dove arriveremmo, non ci sarebbe gusto nell'arrivarci, no? Esatto, so soltanto che da qualche parte sarò. E bisogna lavorare e inseguire i tuoi sogni, i propri sogni, insomma. Tu quello prima hai detto che il cinema, il teatro, insomma, questa vita, fare l'attrice, è il tuo sogno. Sì. Io sono sicura, già un passettino in avanti l'hai fatto, con questo corto, con diciamo aver vinto con il corto il festival di Los Angeles e la tua prima nomination in Portogallo. Quindi io ti auguro, prima di tutto ti ringrazio, perché questa intervista è stata bellissima, mi è piaciuta tantissimo intervistarti. Grazie. Sei veramente una ragazza e immagino anche un'attrice speciale, quindi spero di vederti presto a teatro e comunque nel cinema. Ti auguro tutto il meglio, e poi quando il prossimo tuo film, corto, teatro, noi siamo qui per intervistarti e ancora per sentire le tue emozioni. Sarà un piacere. Grazie mille. Grazie a te davvero. E speriamo di sentirci e vederci presto. Un bacione. Ciao, e grazie a tutti chi ci ha seguito. Lei è Valeria Di Menno. Se volete, posso dire al nostro pubblico di seguirti su Instagram? Certo! Quindi seguite Valeria su Instagram, il suo nome l'avete lì in sovraimpressione. E poi, quando, insomma, nel post dell'intervista, metteremo preciso il nome del corto, più là dove lo potrete trovare, se volete. Ok, allora grazie ancora e ci sentiamo presto. Ciao a tutti, grazie per averci seguito. Ciao.